tendenzialmente ogni amministrazione pensa di avere una realtà che è sua specifica, particolare e che nessun altro possa capire. Mi ha versato un assegno che è un assegno per alimenti e invece me lo doveva dare per mio figlio ed era per mantenimento. È previsto un periodo di parallelo? Cioè attuale sistema, nuovo sistema? O entrando nel nuovo sistema è buona la prima? Non si può fare un accendi e spegni, quindi io come modello di servizio lo pretendo. Volevo tornare un attimino sul cono di visibilità. Un lavoro da hacker questo. Eh? Un lavoro da hacker. Sì. Lordizzazione, necessità di parametrizzare i coefficienti di calcolo della lordizzazione. Allora, noi abbiamo fatto i requisiti su Cloudify in R4 con alcune cose che avevamo visto, documenti che ci aveva dato Fabio, però in realtà da quei documenti non si capivano tante cose. Intanto non c'è la diaria antartica, mi sembra. La diaria antartica normalmente si svolge per un breve periodo di tempo, limitata a 45-60 giorni massimo. E allora va calcolata in base alla diaria vera e propria, che è in dollari, pari a 25,80 euro per giornata. Tra l'altro, da quello che nel calcolo mi sembra che rientri pure, perché l'ho visto su un documento, l'attraversamento con l'aereo del 60° parallelo. Nella missione antartica i contributi e l'IRPEF sono a totale carico del datore di lavoro, mentre negli importi netti normali i contributi sono a carico del dipendente e del datore di lavoro quota parte, e l'IRPEF però è totale carico del datore di lavoro. Qual è il problema? Che occorre trovare, individuare delle procedure che consentano il corretto calcolo dell'IRPEF, ma anche il fatto che l'IRPEF, che è a carico del datore di lavoro e che nella CU del dipendente risulta regolarmente versata, non vada computata poi al dipendente, che col 730 o con le dichiarazioni unico potrebbe portarsi a scomputo un IRPEF in più pagata. Mi rendo conto che la lordizzazione della diaria antartica è un problema che riguarda un esiguo numero di dipendenti pubblici, i tecnici e i medici militari che accompagnano le missioni scientifiche nel quarto continente più grande e meno abitato del pianeta. Ma la lordizzazione, uno dei termini burocratici più brutti che abbia mai sentito, invece, può riguardare tutti gli amministrati e quindi, oltre a dover funzionare nel vecchio sistema per il pagamento degli stipendi, va traghettato ed armonizzato dentro a quello nuovo. Attualmente in uso, nato per gestire poche amministrazioni, si è dovuto ingrandire molto nel corso degli anni e oggi, pur riuscendo comunque a pagare regolarmente gli stipendi a più di 2 milioni di dipendenti pubblici, alle volte va in sofferenza e necessita di essere tecnologicamente aggiornato. È andata prima, però oggi rivengono. Però credo un po', sì. Ma a volte si è così presa la possibilità anche volontariamente. Sì. L'attuale sistema, che è in piedi da parecchi anni, è stato costruito per gestire una singola particolarità di personale, con delle specificità abbastanza
definite, mentre adesso col passare degli anni sono entrata a far parte di questo mondo tante amministrazioni con del personale che ha caratteristiche molto differenti, e quindi l'attuale sistema è veramente, si trova in sofferenza, una sofferenza che noi sentiamo specialmente quando ci avviciniamo al periodo dell'erogazione degli stipendi, e questo, diciamo, vivere sempre nell'inquietudine ci sprona a pensare di realizzare un sistema che tutte queste problematiche non le ha. Oggi ho rischiato l'infarto, stavo per non pagare gli stipendi di sanità domani. Se non ci viene l'infarto qua, non ci viene. Beh, penso anch'io. Io una cosetta ossa pure. L'altra notte, alle 3, il sistema è crashato. Si sa per fare. I batch sono andati in a band, ovviamente, no? Quindi non è stato per tutti i ticketti ieri, sei sicuro? Perché a me mi risulta un ticket aperto ieri. Ieri sera? Alle 3 di notte? No, ieri sera. Siccome continuavano, nessuno la sa, e continuavano a mandare sti batch. Non ci lo scriverà nessuno, va, io te dico quello che so. Chiaramente il batch dava un'inconsistenza, perché non avendo finito bene, aveva creato un'inconsistenza in base ai dati. Ma loro non sapevano il motivo per cui c'era questa inconsistenza. Comunque, quindi l'origine non è del batch che non è stato cambiato, diciamo, noi stiamo arrivando a sempre la stessa cosa. Quindi, secondo me, non ci hanno raccontato tutto. Noi abbiamo la rilevazione, l'APM dovrebbe risultare. Voglio che da Corriere, semplice. Io? Dice Alisi, voi che... Quindi la fonte è quella che è. La fonte è quella, diciamo, che è. Che però ha origliato un colloquio, però, capito? Che sembrerebbe che le macchine abbiano crashato. Fai il controllo da APM, dovrebbe risultare. Cioè, se crashano i sistemi, da qualche parte risulteranno. Prima erano delle evoluzioni rispetto a un sistema preesistente. Oggi invece ci troviamo all'interno di un grandissimo progetto che ha l'idea di stravolgere completamente tutto e di andare anche a livello proprio di soluzioni progettuali, di soluzioni tecnologiche, insomma, grandi aspirazioni, grandi idee che si realizzano comunque, che si materializzano. A me mi preoccupa il pregresso per l'anno 2016. Ti ricordi che c'è la casistica dello scenario A e la casistica dello scenario B? Tu però non vieni alla riunione sui contratti? No, o sto qui o vado alla riunione sui contratti? Allora, se ne riusciamo... La riunione sui contratti c'è stai solo te che ci capisce qualcosa di scuola e c'è quel casino sul 622. Dico, questo è un ambiente de pazzi. Poi mi sono completamente adeguato.